Ciao a tutti da Mirko, oggi vediamo come collegare e configurare e bindare la ricevente FlySky FSSR8. In questo video userò il collegamento seriale tramite protocollo EBAS, non mi soffermerò invece sul collegamento PPM in quanto per i droni FPV non viene utilizzato. Per iniziare ci servirà un connettore servo a 3 pin che purtroppo non viene fornito in dotazione. Questi cavi comunque sono piuttosto comuni e si trovano molto facilmente. In descrizione vi lascio qualche link su dove acquistarli. Una volta procurato il cavo servo possiamo saldare i fili nel flight controller. Saldiamo terra alimentazione nei pad GND e 5V e il cavo segnale su un pad RX. Questo vale sia per schede F7 che schede F4. Vi ricordo che se avete un flight controller F4 non potete utilizzare un eventuale pad SBUS, in quanto questi pad sono riservati alle riceventi FRSky. Una volta fatti i collegamenti possiamo inserire il connettore nella ricevente. La porta da utilizzare sarà quella a servo e il connettore andrà messo in verticale. Per quanto riguarda l'ordine dei fili, partendo dall'alto dovremo avere segnale, 5V e GND. Ora che abbiamo collegato la ricevente sarà possibile alimentarla e procedere con il bind. A tal proposito dovremo usare questo cavetto che viene fornito in dotazione. Il connettore andrà posizionato nello slot bind con il cavo bianco rivolto verso l'alto e il nero verso il basso. A questo punto alimentiamo la ricevente collegando il cavo USB al flight controller. Fate attenzione però perché non tutti i flight controller riescono ad alimentare la ricevente solo dalla porta USB. Se vedete che non si accende nessun LED dovete alimentare tramite il LiPo. In questo caso per motivi di sicurezza è obbligatorio rimuovere le eliche dal drone. Ok, la mia ricevente è alimentata, quindi posso premere il tasto bind fino a quando il LED non inizia a lampeggiare velocemente. A questo punto lasciamo la ricevente così com'è e spostiamoci nella radio. Premiamo il tasto menu, poi andiamo su RX Set. Quindi clicchiamo su Bind Settings. Andiamo su Bind e premiamo Start. Perfetto, il bind è andato a buon fine. Chiudiamo il video con la configurazione su Betaflight. La prima cosa da fare è andare nel tab Ports. Attiviamo Serial RX in corrispondenza della UART che abbiamo usato per collegare la ricevente. Io ho saldato il cavo su RX1, quindi lo attivo qui. Adesso ci spostiamo nel tab ricevente. Qui dobbiamo attivare Serial via UART. E nel menu a tendina sotto hai IBUS. Perfetto, i comandi rispondono correttamente. Se notate che avete i comandi invertiti, andate in questo meno tendine e cambiate AE31234 in TAER1234 o viceversa. Per quanto riguarda le altre configurazioni, qui attiviamo Telemetry, mentre sotto RS16 deve rimanere disattivato perché useremo l'RS6 su canale AUX. Infatti l'AUX 10 ha un valore di 2000 che rappresenta appunto il segnale RS6. A questo punto non ci rimane che andare su RS6 Channel e scegliere l'AUX 10. Per finire andiamo sul tab USD e attiviamo valore RS6. Vi ricordo che questo è l'unico valore che può essere visualizzato, in quanto questa ricevente FlySky non è compatibile con il Link Quality. Questo alla fine non è un grosso problema, in quanto l'RS6 rimane un buon valore da monitorare per capire quando il segnale sta diventando troppo debole. Perfetto, abbiamo finito e non c'è altro da fare, la ricevente è collegata e configurata a dovere. Per oggi è tutto, se il video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi e attivate la campanella. Per supportare il canale vi ricordo di acquistare sempre attraverso il link in descrizione o diventando miei patrons cliccando il link a fine video.